Oh vai, telefonata con un briatore, mi ha chiamato, dice, ma come mai in Toscana, come può essere che un panino di Lampredotto 4 euro, 4,50 euro, dice, ma che ci mettete? Eccolo, aspetta, sentiamo un pochino. Ecco, caro Bellini, buonasera. Buonasera. Io volevo sapere una cosa innanzitutto, sì. Come mai a Firenze un panino, com'è possibile che a Firenze un panino con il Lampredotto lo pago 4 euro, 4,50 euro? Certo. Più bicchiere di vino, salsa verde e pizzichente compreso. Cosa ci mettono dentro? Cosa ci mettono dentro questo Lampredotto? Allora, che ci si mette dentro, Mischino? Ci si mette il Lampredotto. Panina il Lampredotto, ci si mette il Lampredotto. Già da questa domanda vuol dire che te non tu c'hai neanche le basi. Quindi, poi ce l'hai l'HCGP, l'ha fatta l'esame di alimentazione. E allora, cosa ragioni? Ma cosa ragioni? Allora, vi faccio degli esempi. Da noi un panino con la mortadella io faccio 80 euro. Sì, leccamelo. La farina del nostro pane, farina presa dal salario, farina del zero. Immagino le farine. Intanto ho fatto realizzare un panino con il Lampredotto e all'interno sono state trovate delle tracce di intestino di mucca. Ecco, questa è la spiegazione perché un panino può costare 4 euro. Come fai a pagare i dipendenti? Come fai a scaricare, a pagarci IVA e tutto, o ne fai 400 al giorno, o io non me lo so spiegare. Allora, intanto, e tu fa come quello lì che tornò dai gelataio, dice, oh, ti rendo indietro la granita, perché? E ci ho trovato tutto il ghiaccio dentro, va, e l'aveva messo troppo ghiaccio, ma vai via via. Per non parlare poi della rana alla pistoiese, un piatto di maccheroni, pestaiaco, qua pistoia, te lo fanno pagare 9 euro, cioè bon. com'è possibile una cosa del genere, un piatto di nana 9 euro, come può diciamo uno guadagnarsi a meno che fai 100 coperti, ma a 9 euro capisci che c'è qualcosa ci mettono dentro l'anatra. Ci si mette l'anatra, nell'anatra ci va l'anatra, non è per dire se uno fa il sugo per dire, il sugo, pomodoro, uno ci va chissà che bussate voi che siete abituati lassù a mangiare troiai. Pensi lei che una volta io sono stato a Firenze a mangiare una bistecca alla fiorentina, era completamente all'interno cruda, e tu mi volete fare morire, non lo sanno cucinare, noi a Milano la bistecca alla milanese la facciamo cuocere un'ora e ti prendono a Firenze, come può vendere una bistecca alla fiorentina a 40 euro al chilo? Cosa ci mettono dentro? Cosa ci mettono dentro la bistecca? Te non lo fare da mangiare, dammi retta, fai cucinare a qualcun altro, non ti mette la fornelli perché tu fai un trogolaio, te lo dico io. Cosa ci si mette nella bistecca? Io non ho mai visto una bistecca, è una bistecca, è un filetto di carne con l'osso, capito? Non è che ci si mette dentro, non è una frittata, dice che ci ha messo dentro la frittata? Allora sì, ti dico sì, la frittata non ci può mettere anche il cemento per dire, vai dimmi, sì, giù, vai, sì, aspetta, metto via voce. Il discorso di Lampredotto, che me l'hanno fatto mangiare in piedi, con le mani, questo Lampredotto avvolto in un sacchettino, sembrava il sacchetto del sudicio, avevo tutte le mani unte, l'olio, il sugo, il brodo che mi colava i diti fino ai gomiti e poi mi scendeva fino dentro la cintura e mi colava le mie scarpe, mocassini, pagati 500 euro l'uno, quindi 1000 euro un paio. Sì, ma a parte, ma chi se ne frega le tue scarpe anche tu la pagate, ma che te vedi, tu sei egocentrico, sempre ragionare, ma io però sono quello. Se tu sei bravo a te, allora scusa, che non c'è andare, stai a casa tua e tu ti paghi l'autopanino tuo a 80 euro, la tua pizza di me, la tua pizza buona, dici che è buona, però per carità, tu la 75 euro, lo sai quanta farina ci compro, 70 euro, quanti pomodori, quanto lievito, poi il lievito lo fa da me, io lo fa quello madre, sì, che ha voglia il lievito, con 2 euro te ne fa 100 di pizze. Via, giù. Oh, pronto? Pronto? Briatore? Per me se l'è presa a male. Se l'è presa. Gli ha riattaccato. Ma...